Amici di Salento Television, buonasera e ben ritrovati da tutta di come dilettanti, l'approfondimento sul calcio dilettantistico salentino. Questa sera insieme ai nostri ospiti tratteremo tantissimi argomenti. In Serie D il Casarano soffre ma vince 2-1 con il team Altamura, e sconfitta amara per il Nardò nel derby con il Foggia, una sconfitta che anche con un gol carico di sospetti su cui la dirigenza granata si è scagliata contro il direttore di gara. Poi in eccellenza vittoria sonora dell'Otranto di Mister Bruno, che regala un tris all'alto tavoliere, pari dell'Ugento a Bisceglie. Pesante sconfitta invece per la De Greccia ad Altamura e sconfitta anche per il Gallipoli di Andrea Salvatore a Trani. In promozione invece vittoria del Racari ad Aradeo, che vale il primo posto in classifica grazie al gol del finale di Andrea Presicce. Ma di questo e molto di più parleremo con i nostri ospiti e con noi la voce del Nardò, da Radio Nardò Centrale, il giornalista sportivo Michele Climaco. Buonasera Michele. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. E con noi l'allenatore dell'Otranto, mister Gigi Bruno. Buonasera mister. Buonasera, buonasera a tutti voi. E Salento Television vi regala il match winner della sfida tra Radeo e Atletico Racali, e con noi l'attaccante Andrea Presicce. Buonasera Andrea. Salve, buonasera a tutti quanti. Ringraziamo il centro sportivo Move, che questa sera ci ospita nelle proprie sale, nelle proprie stanze. Il centro sportivo Move è in via Bachelet a Lecce, ovviamente è punto di riferimento per il benessere e per lo sport, per tutte le attività che ruotano intorno al benessere personale. Inviterei Serena subito ad entrare in studio, che offre un gentile omaggio ai nostri ospiti, quindi c'è subito. Complimenti Serena intanto per il trucco, oggi sei veramente particolarmente carina. Mi sono trasformata per voi. Sei fantastica. Allora, mister Bruno, abbiamo un buono per una settimana gold da spendere qui. Grazie. Al Move, tra piscine, termare o sala pesi, insomma ce n'è un po' per tutti i gusti. Abbiamo un buono anche per il giornalista sportivo Michele Climaco. Prego. Prego Michele. Grazie. E un buono per l'attaccante Andrea Presicce dell'Atletico Racale. Grazie Serena. Grazie a voi. Facciamo vedere alle telecamere il gentile omaggio che ci riserva Move. Quindi lo potete spendere insieme a una persona a voi cara, ripeto, tra sala pesi, piscina, termario. Ringraziamo subito il Move sia per l'ospitalità che per questo gentile omaggio che ha pensato di tributare ai nostri ospiti. Michele, io entrerei però subito nel vivo. In Serie D, sconfitta al veleno per il Nardò 0-1 interno, Foggia con un colpo al 14° del primo tempo, un gol carico di sospetti per un presunto fuorigioco, è costato la sconfitta tra le mura amiche e Giovanni Paolo II. Allora Michele, che è successo? Sì, purtroppo il Nardò ha perso terza gara casalinga della stagione, ancora una volta per un episodio. Ricordiamo la sconfitta col Fasano alla prima casalinga, seconda di campionato, maturata addirittura al 90°. Lì sfortunatissimo. Dopo una gara molto equilibrata, dove forse il Nardò meritava anche qualcosina in più, Fasano che peraltro ritroviamo adesso tra le big di questo campionato. La sconfitta con la Nocerina, maturata per un calcio in punizione, quello era il periodo in cui il Nardò sistematicamente perdeva le gare sia in casa che in trasferta proprio per questi calci piazzati. E domenica scorsa tante recriminazioni per un gol nato sugli sviluppi di un'azione sulla quale c'era stato lo sbandieramento del guardaline. Praticamente sul calcio in punizione battuto dal Foggia, subito guardaline a sbandierare, l'arbitro che si rivolge al suo collaboratore dicendogli di abbassare sostanzialmente la bandierina perché aveva visto lui, poi una serie di tocchi fino alla conclusione di Cittadino col pallone che è incocciato su Aquaro e ha spiazzato poi il portiere Nardò Montagnolo. Quindi non solo questo
gol sospetto per un fuorigioco non fischiato dall'arbitro, ma anche poi la sfortuna della deviazione che ha praticamente non ha consentito a Montagnolo di poter intercettare un tiro che altrimenti non avrebbe creato grosse difficoltà. Insomma, è un periodo un po' sfortunato, anche se non si può parlare solo di sfortuna quando si sono perse 7 partite su 9, però in effetti se andiamo ad esaminare almeno le gare casalinghe, nelle gare casalinghe sicuramente il Nardò meritava qualcosa. Piazza un po', no? Un subbuglio, Alessio Antico ha rassegnato le sue dimissioni dall'incarico di amministratore unico, piazza un po' che inizia, tra virgolette, qualche malumore, no? Sì, è ovvio, insomma, che il Nardò, che ha ben al suo 39esimo campionato di Serie D, insomma, il Nardò in Serie D possiamo dire è la sua casa, diciamo così, è di casa, è retrocesso 3 volte nella sua storia, quindi è chiaro che l'abitudine, non c'è l'abitudine, almeno in Serie D, a vedere un Nardò in una posizione di classifica così precaria. Era inevitabile che la tifoseria esprimesse il suo disappunto, però bisogna anche comprendere la situazione in cui opera la società. Ricordiamo che è una società che non può disporre di imprenditori facoltosi, è una società che va avanti con una serie di sponsorizzazioni, che comunque ha messo su un discreto budget che probabilmente in un altro campionato sarebbe stato anche sufficiente per fare un campionato di centro classifica o comunque tranquillo, e che invece in questo campionato è insufficiente per tale obiettivo, perché questo è sicuramente il girone più difficile, il girone H più difficile degli ultimi anni, perché ci sono tantissime squadre che sono partite con l'obiettivo di vincere il campionato. Ci sono almeno 6 squadre ad inizio campionato miravano alla promozione in Serie C. Me ne sono segnate per non dimenticarne qualcuna, per quanto volesse. Anche io, diciamo, mi attrezzo con gli appunti, anche perché squadre sono è successo che in passato ci fossero tante pretendenti ai nastri di partenza. Sono il Bitonto, il Taranto, il Casarano, il Foggia, l'Andria, il Cerignola, poi inevitabilmente ci sono sempre le sorprese. Parlavamo prima del Fasano che stabilmente ormai si trova in zona playoff. Assolutamente sì. E quindi parliamo almeno di 7 squadre, che ciò significa che ci sono squadre partite per vincere il campionato che non faranno neanche i playoff, e questo è tutto dire. Poi naturalmente ci sono sempre le sorprese. Quest'anno tra le campane la sorpresa sembra essere il Gladiator, che sta facendo un ottimo campionato, questo per dire quanto sia difficile la stagione. E comunque le squadre che lo scorso anno lottavano per la salvezza, come il Sorrento, si sono attrezzate, quest'anno sono più competitive, per cui risulta davvero difficile anche riuscire a capire alla fine chi dovrà retrocedere. Cioè, mettiamo da parte il Nardò. La complessità del girone. Sì, molto complesso. Ho difficoltà anche ad individuare le 4 squadre che potranno retrocedere. Non so, direi Grumentum, ma oltre al è l'Agropoli, ma dico Grumentum, ma non perché il Grumentum non sia una squadra valida. Il Grumentum ha 11 senior, il Nardò ne ha 9, per dire come certo. Il Grumentum si è anche attrezzato. Probabilmente l'unica squadra al momento davvero composta solo da giovani è l'Agropoli, poi per il resto anche lo stesso Francavilla, che occupa la penultima posizione in classifica, è squadra che ha giocatori in tutto rispetto. Mister, dicevamo infatti un girone HTD che sembra una vera e propria vera pro per la composizione delle squadre. Molto molto difficile, penso che come diceva prima il signore Michele, gli ultimi 10 anni, forse anche di più. Un girone così mai visto, veramente molto molto difficile. Il Nardò tra l'altro è una squadra che io li ho incrociati in amichevole, è una squadra che gioca abbastanza bene, e poi ha visto anche un po' tecnico, certo, giocano bene, molto giovane, certo manca magari quell'attaccante che finalizza, però che poi voglio dire
è determinante, però ha perso molte gare di misura, quindi c'è da sicuramente c'è da stare vicino a una squadra molto giovane, l'ambiente potrebbe aiutare. Andrea, tu per i trascorsi sportivi conosci la Serie D perfettamente, conosci Nardò ovviamente perché è la nostra città natale, possiamo dire. Quali sono le difficoltà di questo campionato e come se ne viene fuori? Ma le difficoltà sono tantissime. Un campionato, appunto, io l'ho fatto per più anni e anche in diversi gironi. Il girone H è sicuramente sempre quello più complicato, dove ci sono sempre le squadre più forti. E niente, l'unico modo per uscire, almeno che io sappia, è solo il lavoro. Tramite il lavoro cercare di sbagliare quanto meno possibile, cercare appunto di andare proprio alla ricerca degli errori e lavorare su quelli. Solo così magari si può riuscire tutti insieme ad uscire da una situazione che onestamente la vedo molto molto un dura. Un po' complicata. Spero di no, però la vedo dura. Bisogna cambiare sicuramente qualcosa, però ancora c'è tempo, diciamo. Michele, a proposito di cambiare qualcosa, ti vorrei chiedere, una decina di giorni fa il presidente Donadei in conferenza stampa aveva annunciato il possibile arrivo di un attaccante. Questo attaccante al momento ancora non è stato ufficializzato, non è stato preso, possiamo dire serenamente, oltre la punta, secondo te dove bisognerebbe intervenire? Diciamo è che probabilmente il Nardò non prenderà giocatori fino alla riapertura delle liste a dicembre, anche perché prendere un giocatore adesso significa prendere un giocatore che è fermo da maggio, quindi è fermo da 4-5 mesi, fino a che entra in forma praticamente ci ritroviamo a dicembre, e a dicembre invece si possono prendere giocatori che hanno già militato in un'altra società. E quindi sicuramente non ci saranno arrivi fino a dicembre. Sicuramente serve un attaccante, no? Perché anche ritornando alla gara di domenica scorsa abbiamo visto Camarà per ben due volte da solo davanti al portiere, che non ha avuto la freddezza e la lucidità necessarie per battere Fumagalli, che sarà anche un portiere esperto, no? Capace anche un po' di alzare gli animi con quei suoi atteggiamenti in campo. Però abbiamo vissuto domenica, io ero ospite sulle tribune, Giovanni Paolo II, sicuramente un derby frizzante da questo punto di vista. E poi lì Nardò effettivamente nel primo tempo ha sprecato abbastanza, sì. Nel senso che magari anche il pareggio, magari, no, da quello che si è visto, poteva essere il risultato più giusto. Sicuramente se Camarà avesse sfruttato una delle due occasioni, Nardò avrebbe avuto buone chance di ottenere almeno un pareggio contro il Foggia. Poi nel secondo tempo è venuta fuori l'esperienza della squadra foggiana e non c'è stata più storia. Quindi tornando ai rinforzi, un attaccante, non dimentichiamo che Nardò purtroppo non ha quasi mai utilizzato Aina, che è l'altro attaccante, no? Che sì, è diciamo l'attaccante dal pedigree più nobile che è nell'organico del Nardò, con tanti anni di Serie D alle spalle. E poi sicuramente c'è da immettere qualche giocatore d'esperienza a centrocampo. Io avrei ravvisato l'assenza di un player, qualcuno che possa smistare il gioco, sì, che sì, sia utile anche, diciamo, a fare il suggerimento, a impostare la manovra. Diciamo che quel ruolo, la mia sensazione, sì, ovviamente. Quel ruolo al momento è occupato da Danucci, che però in effetti non ha quelle caratteristiche, anche se con l'esperienza poi può anche svolgere quel compito. Però hai visto che domenica scorsa nei 5 di centrocampo c'erano 4 under, che per quanto bravi siano, perché il Nardò quest'anno dispone davvero di tanti under di livello che si stanno mettendo in mostra e che stanno facendo bene, però 5 centrocampisti dei quali 4 under è troppo, insomma, ci vuole qualche altro giocatore d'esperienza in un torneo così difficile. Bene, allora con l'aiuto della regia andiamo a vedere il quadro completo dei risultati della nona giornata del girone H in Serie D. Audace Cerignola Gelbison 2-1, Brindisi Bitonto 0-3,
successo che vale 3 punti pesantissimi per la compagine barese, perché poi regala al Bitonto il primo posto in classifica, Casarano Team Altamura 2-1, Fasano Fidelissandria 3-2, Valdagri Sorrento 0-1, Gravina Agropoli 5-0, Nardò Foggia, come abbiamo commentato, 0-1, Nocerina Francavilla 0-1, Taranto Gladiator 3-1. Andiamo anche con la lettura completa della classifica nel girone H in Serie D. Bitonto, come abbiamo detto, capolista a 19 punti, Foggia e Fasano 18 punti, Taranto, Gladiator e Sorrento 15, Casarano, Gravina e Brindisi 14 punti, poi il Gelbison con 13, Fidelissandria 12, Audace Cerignola a 11, Nocerina e Team Altamura a 10, Valdagri 9, Francavilla e Agropoli 8, chiude il Nardò con 4 punti. Allora Michele, ti chiedo, nella prossima sfida il Nardò sarà di scena al Degli Ulivi contro la Fidelissandria, una Fidelissandria ferita perché esce sconfitta dal derby con il Fasano per 3-2, che gara dobbiamo attenderci da parte del Toro? Andria sconfitta domenica scorsa al 90° a Fasano dopo essere stata avanti di 2 gol, e che peraltro ha pure perso l'ultima gara disputata in casa inaspettatamente contro il Momentum, anche se si giocava non ad Andria ma a Gravina, campo neutro, perché anche lì hanno rifatto l'erba. Non parliamo dell'erba di Nardò. Siamo in attesa di, no, della ristrutturazione e revisitazione del prato. Altrimenti avremo anche quello, diciamo, è un deficit, è un problema, diciamo. È un grosso problema che poi ha avuto una grande visibilità domenica scorsa, no? Con la diretta su Eleven, con tante testate giornalistiche televisive foggiane che erano presenti a Nardò, e quindi poi in tutta la Puglia si è visto in quali pessime condizioni si trova il manto erboso dello stadio Giovanni Paolo II di Nardò. L'Andria è la grande delusione di questo campionato. Pensate che ha 12 punti, lo scorso anno dopo 9 giornate ne aveva 3 in più, 15, nonostante avesse fatto una squadra all'ultimo momento, perché l'Andria era reduce da un fallimento, quindi aveva allestito l'organico con un certo ritardo, come spesso accade in quei casi. È la grande delusione del campionato anche perché alla guida c'è Favarin, che è il tecnico che ha portato per l'ultima volta l'Andria in C2 qualche anno fa. Naturalmente anche l'Andria ha tanti giocatori di grosso livello, c'è Banegas, è un attaccante, c'è anche Tedesco che lo scorso anno giocava nel Picerno e ha segnato 13 reti, insomma gli uomini e i nomi non mancano a quest'Andria. Il Nardò dovrà cercare di opporre la sua capacità comunque di fare gioco, di stare in campo. L'unica, diciamo, una nota di ottimismo, nonostante la posizione precaria di classifica, viene proprio da questa capacità che il tecnico Foglia Manzillo è riuscito ad infondere alla squadra di stare in campo, di lottare gioco, anche, visto una squadra che comunque ha voglia di lottare. È una squadra. Michele, ti ho solo una battuta: se Nardò piange, Casarano sorride, è ancora un risultato utile per il Casarano, che sicuramente vive anche un momento diverso, sia dal punto di vista societario che come piazza, dopo un avvio turbolento. La formazione, no? La società Seppi, sì, Suzzanetti, che si è riuscita a rilanciare. Casarano, dicevo, è sicuramente tra le squadre che hanno i migliori organici di questo campionato. Secondo me ha qualche problema a centrocampo, perché lì manca un giocatore di un livello ancora superiore. Doveva essere Feola, però ha avuto qualche problema fisico, probabilmente perché vedo che viene ancora utilizzato ad intermittenza e per frazioni di gara, non per i 90 minuti, però in avanti gente come Foggia, Olcese, stiamo parlando di attaccanti, Foggia 80 gol in carriera, Olcese 180 gol in carriera, Tiscione che ha giocato anche in Serie B con la Ternana, insomma Casarano ha un attacco stellare, anche se finora in effetti questi attaccanti poi hanno segnato poco, però
sta pagando adesso, sta pagando soprattutto quelle tre sconfitte arrivate nelle prime giornate, perché se quelle, anche se quelle sconfitte fossero stati pareggi, ora il Casarano si ritroverebbe ad un paio di punti dalla vetta. Bene, con l'aiuto della regia diamo lettura del prossimo turno nel girone H in Serie D: Agropoli Fasano, Bitonto Casarano, Fidelis Sandria, come commentato con il giornalista Michele Climaco, Foggia Valdagri, Francavilla Gravina, Gelbison Taranto, Gladiator Nocerina, Sorrento Brindisi, Team Altamura Audace Cerignola. Dopo questa prima pagina dedicata come di consueto alla Serie D, io farei un passetto più giù, per così dire, e andrei in Eccellenza, dove approfitterei della presenza di mister Gigi Bruno, insomma, per commentare questa bella vittoria conquistata dalla formazione di Druntina sull'Alto Salento per 3-0. Allora, mister, un bel tris sul San Severo, che partita è stata? Allora, innanzitutto voglio chiarire un aspetto, perché ho visto un po' i giornali che parlavano di una, di un San Severo che è venuto a Otranto senza giocatori. Allora, il San Severo è venuto sì con pochi giocatori, ma è venuto con gli 11 titolari. Quindi la squadra c'era? Sì, la squadra c'era. In panchina magari c'erano due altri rincalzi, però voglio dire, gli 11 titolari c'erano. Certo, le difficoltà la squadra sicuramente le avrà avute, perché partire al mattino, vuol dire, certo, per preparare una gara non è semplice. Certo. Questo accade spesso anche a loro, tanto perché noi andiamo a Trani, andiamo a Corato e prima di giocare i calciatori stanno a 3 ore sul pullman. Quindi sono difficoltà che ha incontrato il San Severo, che noi incontriamo. Diciamo che sono spesso un po' le vicissitudini delle piccole. Sì, questi sono aspetti che a volte si tralasciano. Però per uno che vuole fare calcio in un certo modo sono aspetti comunque importanti, perché un giocatore non può stare 3 ore in un pullman per fare una partita di calcio, cioè la può fare comunque, però potrebbe essere condizionato. Mister, una conferma sulla panchina di Druntina, su ormai un progetto all'unisono con il presidente Mazzeo, una squadra che valorizza tantissimo il settore giovanile, ha tantissimi under di qualità. Allora, ci racconti la ricetta dell'Otranto Calcio? No, la ricetta, innanzitutto alla base c'è il presidente, che è una persona che è molto capace e l'ha dimostrato negli anni, e quindi ha portato questa squadra dalla seconda categoria fino all'eccellenza, e questo è, per una città di 5.000 abitanti, questo è il quinto anno consecutivo che fanno l'eccellenza. Per me, per quello che mi riguarda, io sono arrivato a Otranto praticamente che c'era una situazione molto deficitaria, e il presidente me ne ha parlato chiaramente. Abbiamo intrapreso un discorso con molti giovani, abbiamo scommesso su giocatori che venivano da stagioni negative. Io ovviamente, arrivato ad Otranto come ogni allenatore, mi sono prefissato un obiettivo, no? Migliorare lo score degli anni precedenti, perché l'Otranto ha fatto nei 2 anni di eccellenza precedenti ai miei un anno 31 punti facendo i play-out, un anno 35 punti. Io mi sono prefissato degli obiettivi ben precisi, nonostante sì, ci sono state difficoltà, però io andando lì, voglio dire, ogni allenatore, no, c'ha degli obiettivi. Mi sono prefissato un obiettivo che era quello di migliorare lo score degli anni precedenti. Ci siamo riusciti nel primo anno facendo 39 punti. Quindi l'anno scorso abbiamo cercato di migliorare e abbiamo vinto addirittura un premio che ha una valenza importante, che è il premio giovane. Abbiamo racimolato 40 punti e andando a vincere un premio, sì, l'aspetto economico è importante per questa società, 12.000 euro, però è importante proprio aver fatto tanti punti con tanti giovanissimi, che tra l'altro sono stati poi riconfermati quest'anno, perché noi siamo stati l'unica squadra in eccellenza che ha confermato i 99 che erano gli ex under, no? Certo. Cioè under in uscita, che noi attualmente facciamo giocare i titolari, e sono Cisternino, che ha fatto già 2 gol, e Vergari e Nacci. Mister, un gruppo di giovani che però ruota anche attorno dei senior, che fa un po' da goccia a questo gruppo, c'è Villani, c'è Caroppo, c'è Derrà, c'è il capitano Mariano, insomma calciatori un po' che esperti, che chiudono anche l'unione dello spogliatoio e l'unione di intenti dell'Otranto Calcio. Certo, storie diverse di questi giocatori, perché Diarra era un giocatore
che è arrivato Otranto, che era un po' in difficoltà perché era andato prima a Casarano a provare, poi era andato ad Aradeo. Io sinceramente mi sono innamorato subito di Rissa perché è un ragazzo eccezionale, poi ha grandi qualità, mi piace molto come giocatore, non è certo velocissimo, però in mezzo al campo è un giocatore che sa giocare a calcio, quindi io l'ho voluto fortemente. Per quanto riguarda Mariano, è un ragazzo eccezionale, è un esempio capitano, da seguire. Capitano, tra l'altro, è stato anche il nostro ospite qui a tutta D. È l'esempio da seguire, è uno spogliatoio per quanto riguarda il suo ruolo, per come si allena, per come interpreta il lavoro settimanale. È un ragazzo eccezionale sotto ogni aspetto. Caroppo, c'è nulla da dire, voglio dire, Caroppo è uno dei portieri in assoluto più forti della categoria, non solo. Quindi poi la particolarità, Caroppo è anche il rigorista della squadra, no? Certo. Io stando a Otranto so anche il perché, mi ha raccontato il... Sì, perché in una partita 2 anni fa praticamente abbiamo col Biceglie, praticamente feci battere il primo rigore a Citto che lo sbagliò, feci battere il secondo rigore a Buono che lo sbagliò, e praticamente da allora ho detto, guarda, voi non provate più, ho fatto provare Caroppo. C'è un calcio micidiale, 11 metri, infallibile, e infatti calcia lui. E poi c'è Alessandro Villani, che è croce e delizia di questa squadra, no? Perché Alessandro poi è un giocatore che per un allenatore non è facile gestire, perché ha delle qualità incredibili, però alterna settimane di gran lavoro dove poi va a raccogliere i frutti settimanali la domenica. E invece ci sono quelle settimane che le affronta con pigrizia e poi magari fa quello che è il Villani normale, quindi la mia luce, questo rapporto sempre un po' particolare. Approfitta che... anche delle telecamere, caro amico Villani, perché ci conosciamo, per tirarti le orecchie, quindi questo no, è un altro colpo. Ma guarda, questo accade dappertutto, no? E Presicce ride, no Andrea? Però è così, tu guarda, basta pensare cosa è successo a Dybala, no? L'anno scorso Dybala era un giocatore fuori dal progetto Juve, e parliamo di Dybala, non parliamo di Villani, ovviamente tanto di cappello a Villani, però Dybala all'inizio di stagione, la scorsa stagione, alla fine della stagione, vuol dire, era un giocatore riconoscibile, adesso fisicamente sta bene, salta l'uomo e non lo prendono più. Se un giocatore non sta bene, salta l'uomo, poi l'uomo ti viene a riprendere, quindi alla base c'è sempre il lavoro settimanale, credo. A volte cerco di far capire proprio all'intero entourage l'importanza, no, del lavoro settimanale. Invece a volte la domenica arrivi e si minimizza sull'aspetto del singolo. Io sinceramente non sono molto d'accordo su questo. Bene, allora con l'aiuto della regia andiamo a leggere i risultati completi dell'ottava giornata in eccellenza. Barletta Corato 1-3, Bisceglie Gento 0-0, Fortis Altamura Deghi 4-1, Martina Atletico Vieste 2-0, Otranto San Severo, come commentato con Mister Bruno, 3-0, San Marco Barletta 0-1, Team Mortanova Molfetta 1-2, Vigotrani Gallipoli 2-1. La classifica dopo l'ottava giornata vede il Corato in testa con 18 punti, segue il Martina 17, Molfetta 16, Ugento 15, Audace Barletta 15, Vigotrani 14, Otranto e Deghi a pari punti a 10, Bisceglie 9, Gallipoli 9, Barletta e Forti Saltamura 8, Team Mortanova, San Marco e Atletico Vieste 7, San Severo 6. Mister, domenica prossima c'è proprio la formazione Orange che sarà di scena in casa, quindi una trasferta particolare per l'Otranto, assolutamente da non perdere perché la classifica è molto corta. Che gara sarà per i due team? Difficile, no? Una squadra organizzata, una squadra che ha dietro un'organizzazione pazzesca, no? Il presidente molto ambizioso, e quindi difficile, difficilissima, però noi in 8 gare ne abbiamo perse solo 2, quindi vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto, e evidentemente batterci non è facile per nessuno. La Deghi, che viene dall'altro anche da una sconfitta particolarmente pesante, un 4-1 rimediato ad Altamura, sicuramente scenderà in campo con il coltello
tra i denti della battaglia, perché davanti a loro dimostra. Sicuramente loro vengono da una sconfitta pesante e ovviamente giocano in casa, quindi avranno il dente avvelenato senz'altro. Bene, volterei pagina, andiamo in promozione nel girone B. Andrea, allora, questa vittoria dell'Atletico Racale che vale 3 punti, vittoria che porta tra l'altro alla tua firma con un gol in diagonale nei minuti finali di gara, diciamo, non dico sulla sirena ma comunque in zona Cesarini. Allora Andrea, questo Atletico Racale, che partita è stata quella con la Ratea? Ma è stata una partita difficile, innanzitutto perché comunque il campo, diciamo, non consentiva molto magari di giocare come magari siamo abituati noi su un sintetico. Naturalmente anche gli appoggi sono diversi, ma gli stop, tutto molto diverso, tutto molto più, cioè, diciamo, quando, difficile dal punto di vista tecnico. Sì, molto più difficile quando non sei abituato, quindi però siamo stati bravi comunque ad adeguarci alla situazione, a combattere su ogni pallone. Abbiamo creato anche qualche occasione, però non siamo riusciti a sfruttarla subito. Poi, diciamo, siamo stati comunque capabili fino alla fine a lottare all'82esimo, non ricordo benissimo, più o meno all'85esimo, mi è arrivato questo pallone, l'ho stoppato e ho tirato. Per fortuna è andato in porta, quindi per fortuna, diciamo, è stato un gol che ha portato i 3 punti e il primato. Però quello che mi preme è fare complimenti alla squadra, perché appunto ci abbiamo creduto e lottato su un campo difficile. Atletico Racale è bravo e fortunato, perché poi nell'altro match clou della giornata Virtus Matino e Tomamaglia hanno fatto 1-1, quindi un pareggio che tra virgolette vi ha un po' agevolato. Una mini fuga, anche se so perfettamente che mister Sportillo non vuole sentire parlare, quindi... No, ma assolutamente no, mini fuga no, siamo ancora solo all'ottava, settima, ottava giornata, quindi il campionato è ancora lungo e c'è tanto da giocare, quindi assolutamente, noi si pensa di partita in partita e appunto si lavora in settimana per cercare di andare a vincere ogni partita domenica. Andrea, Atletico Racale che lassù, diciamo che la classifica comunque la sua geografia un pochettino l'ha delineata, no? Tu, diciamo, come concorrenti per la diretta promozione, oltre alla Virtus Matino che è lì, quale squadra che avete affrontato ti ha impressionato da un punto di vista? Impressionato perché ci ho giocato contro, è stato anche il Maglia, un'ottima squadra che se non fosse stato per i punti di penalizzazione era lì insieme a noi, quindi sicuramente ci sono anche loro. Credo, vedendo i giocatori che ci hanno, anche il Manduria sia un'ottima squadra. E sta uscendo alla distanza il Manduria, in sordina, certo, no Andrea? Certo, e poi comunque se ci sono anche le altre, però queste qua, diciamo, dovrebbero essere quelle più candidate per mantenere le alte posizioni, diciamo. Queste sono quelle squadre. Bene, allora con l'aiuto della regia vi mandiamo in video i risultati dell'ottava giornata nel girone B del campionato di promozione. Alto Salento Uggiano 2-2, Atletico Aradeo contro Atletico Racale 0-1, Brilla Campi De Cagna 2-1, Carovigno Ostuni 0-3, Manduria Salento Football 2-0, Novoli Sava 1-0, Taurisano Veglie 2-0, Virtus Matino Tomamaglie 1-1. La classifica recita: Racale capolista a 19 punti, Matino e Manduria seguono a 17, Ostuni e Novoli a 15, Sava, Alto Salento, Brilla Campi a 12, Taurisano a 11, Toma, Maglie e Aradeo a 10, Veglie e Salento Football 6 punti, De Cagna Scorrano 4 punti, Carovigno 3, chiude Luggiano a 1 punto. Allora Andrea, la prossima sfida vi vedrà impegnati contro il Brilla Campi, un Brilla che occupa una zona comoda della classifica. Quali sono le insidie che nasconde questo match? Allora, le insidie sicuramente le analizzeremo col mister in questi giorni, perché non siamo riusciti a farlo, perché avevamo anche la partita di coppa oggi che è stata sospesa, quindi le caratteristiche tutto le vedremo
in questi due giorni che sono rimasti, però sicuramente sarà una gara tosta come tutte, quindi c'è da mettersi lì con la testa e con le gambe e battere subito forte dal primo minuto per cercare di portare la partita dove vogliamo noi. Andrea, tu che sei un top player, diciamo, per i campionati dilettantistici, tantissime presenze in Serie D, da dove nasce lo sposare il progetto Atletico Racale? Diciamo che la mia situazione è stata dovuta anche a un'idea maturata nel tempo. Questa, ho pensato ormai più a una situazione lavorativa. Quindi mi premeva prima questa situazione e poi naturalmente continuare se possibile a giocare a calcio, perché è una passione che mi porto dentro da quando ero piccolina. Quindi mi ritrovo a Racale per il mister Sportillo, onestamente, perché già l'anno scorso, due anni fa mi chiamò. Non avevo dubbi su questo. Quando andai ad Altamura mi chiamò lui per andare a Casarano, diciamo era pure fatta. E poi per un po' di situazioni non siamo riusciti a combaciare delle cose e sono andato ad Altamura, quindi proprio per questo lui ha insistito ancora di più a portarmi a Racale e ho accettato subito, cioè abbiamo parlato veramente due minuti avete raggiunto un accordo in maniera rapida. È stata una cosa rapida perché comunque abbiamo anche giocato insieme, quindi ci conosciamo molto bene. È bastato veramente poco. Allora, giornata anche di Coppa Italia in promozione, come ci diceva Andrea, la sfida da Tarisano e Atletico Racale non è andata in scena perché è stata rinviata a causa del forte acquazzone che si è abbattuto della cittadina granata su Zanettina prima dell'inizio del match, e quindi la gara è stata rinviata. Invece gli altri risultati: Manfredonia e Real City 2-1, United Sly e Spinazzola 5-1, Vitritto Noicattolo 1-1, Ostuni Castellaneta 2-2, Grottaglie Sava 0-0, Veglie Brillacampi 1-1, Salento Football 1 Scorrano 2, e come detto Tarisano Atletico Racale rinviata. Le gare di ritorno a campi invertiti ovviamente si giocheranno il 21 novembre con il calcio d'inizio fissato per le 14:30. Dopo questa ampia parentesi sulla Serie D, abbiamo toccato un po' le serie principali, un piccolo passaggio anche sulla Serie A. Ieri Lecce è stato di scena a Genova. Michele, allora, quanto conta per un territorio come quello salentino avere la squadra in Serie A? Conta sicuramente tanto e soprattutto conta per questa grande passione, direi, della tifoseria. Io ricordo il grande entusiasmo che suscitò la prima promozione del Lecce in Serie A, quella del 1985, probabilmente da allora un tale entusiasmo non c'era più stato. Si era un po' fatto il callo, no, alla Serie A, le presenze erano diminuite in maniera drastica, invece magari questi 5-6 anni trascorsi in Serie C hanno riacceso la passione, hanno riacceso il desiderio di vedere queste grandi squadre, di vedere il Lecce confrontarsi sul palcoscenico di uno dei campionati più importanti d'Europa. E c'è da dire che il Lecce sta onorando davvero in maniera eccezionale questo suo ritorno in Serie A, con risultati conquistati contro le big del torneo. Avesse conquistato qualche punto in più in casa, adesso probabilmente la situazione di classifica sarebbe molto più tranquilla. Andrea, un Lecce anche sfortunato perché negli ultimi minuti di gara è stato raggiunto, seppur in inferiorità numerica, dalla Sampdoria. Sì, io ho guardato la partita da Bollecese e naturalmente si è visto un grande Lecce, è partito bene ed è andato subito in vantaggio, poi diciamo forse un po' per paura, un po' di cose, non ha giocato magari come sa fare, a viso aperto, si è un po' difeso e stava andando anche bene, diciamo, serve anche questo a volte per portare a casa i tre punti. E poi alla fine invece ha preso questo gol proprio allo scadere. Un errorino di Touch Sims, un po' per proteste, un po' un falletto. Che forse Tuminzeni poteva tranquillamente evitare, quello sì. Circostata l'inferiorità numerica, certo. E poi
questo pareggio che... il passaggio, diciamo, il pareggio è arrivato nel finale. È arrivato nel finale. Il pareggio comunque, Andrea, dal mio punto di vista, diciamo, anche giusto, no? Perché la Sampdoria poi nel secondo ha premuto un po' di più. Sì, sì, ha attaccato, ha fatto quello che doveva fare, anche loro sono stati bravi appunto a crederci fino alla fine, a raggiungere quello che volevano raggiungere. Hanno ottenuto il massimo da quello che potevano fare. E, peccato, ripeto, dispiace perché comunque si potevano portare a casa i 3 punti, però lo prendiamo come buono, si va avanti perché comunque sta facendo un ottimo campionato il Lecce. Mister, invece a me le chiedo una cosina tecnica, insomma, questo calcio di Verani quanto è bello, quanto le piace? A me piace tanto come gioca il Lecce e mi piace l'idea di calcio di Verani, l'ha dimostrato, e anche con le grandi squadre abbiamo dimostrato di avere molto coraggio. Abbiamo giocato a viso aperto, certo, non abbiamo temuto nessuno, questo bisogna. Sì, mettere. Sicuramente sì, ma poi. C'è un po' un orgoglio, no? Perché poi nel tacco in Italia, mister, noi siamo abituati un po' a soffrire, tra virgolette, no? Quindi questo è anche motivo un po' di orgoglio per il territorio, per la gente che abita qui, che vive qui. Di Verano ha vinto in C, ha vinto in B, è venuto con le C in Serie A e sta dimostrando di praticare un calcio sicuramente superiore a tante altre squadre che dovranno lottare per non retrocedere. Il presidente poi è particolarmente contento di questo progetto, quindi non c'è da elogiare il mister. Ogni tanto quando perde sento qualche critica esagerata, però io credo che Liverani sia il top per il Lecce. Bene mister, io vorrei... Dirti una cosa? Prego. Volevo dire solo qualcosa per quanto riguarda la promozione, fare i complimenti a mister Sportillo che è in testa e lo merita perché è una persona molto seria, un allenatore preparatissimo. E vedo che è un campionato molto molto equilibrato, come diceva Andrea, no? Nonostante il mattino anche... Io mi sono dimenticato anche lo Stuni, veramente. Sì, lo Stuni, c'è Manduria che è particolarmente... mi piace particolarmente come squadra. E mister, poi diciamo, lei la promozione è tra virgolette sicur in maniera non prevalente, però la conosce perché è stata la promozione, no, a Raga era eccellenza. Sì. L'ho fatta prevalentemente a maglie, perché poi ho giocato a maglie, quindi... Sì, il cuore è un po' giallo rosso. Sì, ho accettato progetti che... Un paio di volte è subentrata anche in corsa. Ho accettato progetti che non erano proprio... Io l'ho intervistato e rintervistato queste due tantissime volte, amici di Salento Television, quindi... Ho accettato anche con progetti meno promettenti di questo, perché adesso si parla di una società molto seria, no? Sento parlare molto bene e questo mi fa molto piacere, perché tra l'altro mister, abbiamo avuto anche il piacere di ospitarli qui e da tutta D, e proprio la settimana scorsa c'è stata una delegazione della Toma, è venuto il presidente, è venuto il dirigente, ripeto, del settore giovanile. Sono contento che c'è progettualità, mi parlano molto bene di questa dirigenza, e quindi perché sono, cioè ripeto, avendo giocato diversi anni lì, sono contento di questo. Poi altre squadre molto importanti, anche il Matino, no? Recitava un ruolo fondamentale, anche perché poi Branà, voglio dire, non è l'ultimo arrivato, quindi campionato molto duro. Mi dispiace per lo Scorrano, perché il presidente è una persona che conosco, molto ambiziosa, no? Ma anche loro hanno un'ottima squadra, addirittura hanno cambiato già allenatore, però stanno stentando, sono ancora a 4 punti. Comunque ci sarà un campionato tosto. In quel tempo poi magari la finestra di dicembre a volte ridisegna gli equilibri, no? Perché magari qualche società, magari Michele, viene in mente anche il Nardò, no? Qualche società che magari ha più bisogno, ecco, investimento preferisce. Alla fine penso, io non perché c'è Andrea, però alla fine penso che la squadra che può tra Matino e Ragale, credo che una tra le due la spunterà, e tenendo conto che il Racale è come strutturata la squadra, per come conosco mister Sportillo, è assetto difensivo, uomini che ricoprono i ruoli particolari difensivi. Fantasia, e poi no, a parte, cioè guardo la solidità, hanno 5 gol subiti e poi davanti c'è Andrea che questa categoria proprio non c'entra nulla, quindi nel senso che farà sicuramente la differenza. Bene, allora io volevo approfittare
per ringraziare anche i nostri diciamo, ospiti da un punto di vista tecnico, perché l'ortopedia sanitaria Proved vi omaggio con questa offerta. Andrea e Mr. Bruno, potete far vedere il buono, potete aprire la bustina, c'è un buono dentro per voi e per la vostra squadra di calcio, quindi per il Ragale e quindi per l'Otranto. Offre l'acquisto di plantare e riceverete un omaggio anche per un esame baropodometrico. L'ortopedia sanitaria Promed vi aspetta nelle tantissime sedi presenti in tutta la Puglia, a partire proprio da quella di Nardò. Andrea, quindi tu ci puoi andare Andrea, quasi subito. Abbiamo preso il primo partita per domenica. Sì, assolutamente sì. Sono ritornati i primi partita. Mister Bruno, dobbiamo sinceramente essere particolarmente grati al nostro editore Salento Television, che riesce sempre ad omaggiare i nostri ospiti, e come posso dire, noi vi ringraziamo per essere qui con noi. Grazie a voi per facciamo andare via a mani vuote, quindi in questi tempi tanto di cappello, e grazie alla generosità di Salento Television e dell'editore Francesco Rizzo. Quindi vi dicevo, visitate il sito della Promed, www.promednardò.it, oppure sulla pagina Facebook Promed. Quindi ripeto, è un buono mister per un plantare, per scarpette di calcio, non so che cosa, che magari dal punto di vista tecnico vi può essere utile, lo potete estendere anche ai vostri compagni di squadra. Amici di Salento Television, anche questa sera è stato un sincero piacere stare insieme. Noi vi vogliamo ringraziare perché anche la settimana scorsa questa puntata ha avuto un nuovo picco di ascolti, quindi in maniera numerosissima stiamo riuscendo a raggiungervi, seppur il progetto nella sua fase iniziale a tutta di sta riuscendo a sviluppare un copioso seguito grazie ovviamente alla vostra attenzione e al seguito che ci state tributando. E vorrei ringraziare per essere stato con noi la voce delle radiocronache del Nardò Calcio, Michele Climaco da Radio Nardò Centrale. Grazie Michele per essere stato con noi. Grazie a te Cristian. Grazie all'attaccante dell'Atletico Ragale Andrea Presicce. Grazie Andrea. Grazie mille a tutti. E grazie al tecnico Gigi Bruno dell'Otranto Calcio per essere stato con noi. Grazie Il saluto ovviamente più affettuoso, amici di Salento Television, e per tutti voi l'appuntamento è rinnovato a giovedì prossimo con A Tutta D. Ciao!